iniziando. Vignete. Vignete. Fate un cenno poi quando inizia. L'osmo è un apparecchietto vibrante che ti consente anche quando tu sei in movimento di fumare come se fosse. Attendiamo un attimo il presidente del circolo Polimeni. Ospite di questa sera, Roberto Napoletano. Buonasera, benvenuti a questo incontro particolarmente sentito, particolarmente importante, perché importante è l'ospite, il direttore Roberto Napoletano, non solo direttore, per ora mi limito solo a dire direttore. È per noi un piacere ovviamente poter essere sede di questo incontro, così come ormai avviene da tutti i lunedì e anche qualche domenica, con la collaborazione del Reggio Miuli e del presidente Bova, che ringrazio perché ci ha dato la possibilità a noi soci e ai cittadini di Reggio Calabria di poter conversare a livelli eccelsi. E questo, come dicevo, è un appuntamento che secondo me, a mio parere, farà un po' la storia del circolo, una storia che mi piace ripetere, di 90 anni, perché ricorre quest'anno il 90esimo della fondazione del circolo, 1929-2019. E quindi sarà una perla anche questa che il circolo potrà ascrivere tra i tanti eventi sportivi e non che può appunto vantare di aver organizzato in collaborazione appunto con le giurie. Un saluto a tutti i relatori che conosco ovviamente personalmente e che apprezzo personalmente. E quindi do senz'altro il testimone a chi coordina, quindi al presidente Bova, per l'inizio di questa serata e questo incontro. Grazie. Grazie al dottor Igino Postorino, presidente del Circolo Polimeni. Un ringraziamento speciale perché ci ospita ormai da qualche anno in questa location che è veramente adatta anche per fare
queste nostre serate. Grazie a tutti voi per la vostra presenza, grazie al dottor Nicola Pavone, ancora una volta presente con noi come presidente del Lions Host, agli amici che sono qui presenti, ma soprattutto un saluto speciale e particolare all'ospite di questa sera, che è Roberto Napoletano, un giornalista che non ha bisogno di presentazioni, è stato direttore del Messaggero per un lustro, è stato anche direttore del Sole 24 Ore per tantissimi anni, oggi dirige il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Un giornale con il quale sta facendo una grande battaglia per far prendere consapevolezza a tutti i cittadini del nostro Mezzogiorno e dei grandi problemi che affliggono questi nostri territori, in particolare facendo evidenziare le diseguaglianze che sono, se vogliamo, anche secolari, perché sono 150 anni che abbiamo problemi di questo genere, ma soprattutto in particolare in questo momento far rilevare certe attività predatorie che vengono fatte nei confronti del nostro Mezzogiorno, che lo impoveriscono sempre di più e fanno aumentare costantemente il distacco dalle aree più forti del paese. È un giornalista e scrittore di notevole valore. Nel 2011 il Regium Iuri ha dato al nostro Napoletano attribuito il premio internazionale Città dello Stretto, che, come sapete, da noi hanno avuto anche ben 5 premi Nobel. Io volevo salutare, perdonatemi per un attimo la dimenticanza, il nostro presidente onorario Giuseppe Casile, che ha voluto stasera tornare tra noi nonostante qualche problema, però l'affetto che ha sempre verso il Circolo Regium Iuri, il pensiero costante e un'attività che per anni lo hanno tenuto legato a questa nostra associazione, non poteva mancare e ha sentito il piacere stasera di tornare insieme a noi. E, dicevo, Roberto Napoletano è autore di libri importanti. Nel 2001 ha scritto Se il Sud potesse parlare, poi ancora Padroni d'Italia, poi ancora Fardelli d'Italia, un promemoria italiano, Viaggio in Italia, e per la nave di Teseo nel 2017 ha avuto ben 3 edizioni del Cigno Nero e il Cavaliere Bianco, e poi ancora questo ultimo libro di cui parleremo questa sera, Apriamo gli occhi perché i nostri risparmi sono in pericolo. Entriamo direttamente nella realtà dei nostri giorni per scoprirne i lati più problematici che sono alla nostra attenzione. Noi questa sera, per introdurre il nostro ospite, avremo da qui a poco il professore Nino Gatto, che è un economista, e noi avremo il piacere di ascoltare questa breve introduzione. Poi saluto anche gli altri 2 ospiti, che sono Mario Musolino qui con noi e Francesco Costantino. Brevemente, prima di dare la parola a Nino Gatto, passerei la parola al presidente del Lions Host, dottor Nicola Pavone. Grazie Pino, buonasera a tutti. Un cordiale saluto al presidente onorario Giuseppe Casile, al presidente del Regium, al presidente del Circolo e ai relatori. Ma un deferente saluto e un bentornato al direttore Napoletano. Io ho avuto il piacere di ascoltare, lo ascolterò anche questa sera, nel giro di 3 giorni, 2 volte il direttore Napoletano. Il nostro distretto, il nostro governatore Nicola Clausi, nell'ambito del seminario distrettuale dei giorni 19-20 a Cosenza, ha organizzato a Palazzo Arnone un interessante seminario, Da Sud, cultura e sviluppo, l'impegno dei Lions.
ed è stato molto apprezzato ed applaudito l'intervento del direttore napoletano. Da noi Lions della Campania, della Basilicata e della Calabria che eravamo riuniti in quel di Cosenza. E dobbiamo sperare, direttore napoletano, che tutti insieme possiamo migliorare il nostro Sud, la nostra Calabria e Reggio Calabria. Buon proseguimento di serata. Bene, la parola al nostro relatore Nino Gatto. Grazie Pino, grazie per il privilegio che mi avete offerto di fare questa presentazione, una presentazione particolare. Sono ben lieto di questa presentazione di Roberto Napoletano e dell'ultimo libro che ha scritto. Come hai detto tu, apriamo gli occhi perché i nostri risparmi sono in pericolo, quindi ha trattato un materia che ci interessa direttamente, che tocca le nostre tasche. Lieto non solo perché siamo a cospetto di un cavallo di razza, come si suol dire, di un pezzo da 90 del giornalismo italiano, ma soprattutto a mio modo di vedere perché è un fine intellettuale e civile, nel senso di animato da passione civile, erede, a me sembra, lui meridionale, di quell'umanesimo meridionale che non a caso ha registrato a Napoli la nascita della prima cattedra di economia politica, o meglio di economia civile, secondo l'intendimento del suo fondatore Antonio Genovesi. Giornalista impegnato, critico, controcorrente, come lo è il libro che andiamo a presentare. Come lo è, mi piace sottolineare, il suo impegno, è già stato sottolineato, è stato ricordato, per creare una coscienza pubblica, critica, intorno al progetto di scippo della cosiddetta autonomia differenziata che egli conduce giornalmente dalla colonna del suo quotidiano del Sud. Per cui, con il trucco della spesa storica, il ricco diventa sempre più ricco e il povero diventa sempre più povero, secondo peraltro la teoria della causalità circolare cumulativa dell'economista Gunnar Myrdal, economista di vecchia scuola, già premio Nobel. Dopo che sotto la regia determinante della Lega, prima di Bossi, poi di Salvini, ma con connivenze di tutti gli schieramenti partitici, le regioni e i comuni del nord hanno saccheggiato il bilancio pubblico italiano, impossessandosi con destrezza di risorse destinate agli enti locali del sud per almeno 10 anni consecutivi, con il complice silenzio della classe dirigente meridionale, spesso soprattutto i sindaci e gli amministratori locali assenti nei momenti topici in cui si decidevano le sorti della spesa pubblica per le regioni. Assenti. Una vergogna civile, prima ancora di uno scandalo, e hanno anche il coraggio di apostrofarci come cialtroni, nelle parole dei due dioscuri presidenti delle regioni del nord, che noi subiamo quasi non con malcelato masochismo. Merce rara questa, in tempi di conformismo e di comoda neutralità. Un fine analista, dicevo, che mette il suo sapere al servizio del maggior bene del paese, col candore quasi profetico di chissà, quasi di gridare inascoltato nel deserto, come un grido di allarme, è appunto il libro che presentiamo stasera. È già stato ricordato, è un meridionale, figlio di meridionali, nato alla Spezia ma cresciuto fin dall'adolescenza nel Mezzogiorno d'Italia, dove ha intrapreso giovanissimo la carriera di giornalista,
Lui, giovane giornalista appassionato e civile, che piano piano, a gran galoppo, è arrivato ai vertici del giornalismo italiano come direttore del Sole 24 Ore. Ma è stato ricordato, non è solo giornalista, è anche un prolifico autore di fortunati libri. Come questo, apriamo gli occhi perché i nostri risparmi sono in pericolo, un libro che ha scritto in prossimità della creazione del governo giallo-verde, un instant book, come si dice, col quale l'autore denuncia i rischi che corrono i nostri risparmi dopo la nascita di un governo giallo-verde in cui convivono populismo e sovranismo, una miscela pericolosa e dannosa, da sempre ritenuta dai mercati come massimo rischio possibile. Per dire quanto sia stato previgente, qualche giorno fa uscivano titoli di questo tipo: economia stagnante, a breve sono necessari più di 35 miliardi di lire e di euro e non si sa dove prendere. Un grido d'allarme, un monito ed un'avvertenza, perché il Paese, dopo lo scampato pericolo di fallimento alla greca del 2011, non corre il rischio di un secondo fatale cigno nero. Questa metafora del cigno nero ricorda che in Europa, nel Medioevo, si conoscevano solo cigni bianchi. E quindi l'esistenza del cigno nero era considerata del tutto improbabile, quasi impossibile. Fino a quando, scoperta l'Australia, non si vide che esistevano dei cigni neri. E allora la speranza che non corre il rischio di un secondo fatale cigno nero dopo quello del 2011. Allora, nel 2011, il direttore napoletano aveva mandato in edicola il suo giornale con il significativo titolo a caratteri cubitali «Fate presto», poi ripreso anche dal New York Times, per dire dell'urgenza di un cambio di passo e di rotta per un nuovo governo poi insediatosi che preservasse la sostenibilità dei conti pubblici. Oggi Roberto Napoletano ripropone lo stesso accorato appello con «Apriamo gli occhi», offrendo una lettura senza veli del momento delicatissimo che l'Italia sta correndo. In un momento in cui, credo di citare testualmente, «vaniloquio», dilettantismo, false paure, ostentata arroganza, immobilismo, perenne litigiosità e stagnazione economica stanno creando una miscela di panico e di incertezza permanente che non fa che intralciare chi crea ricchezza e posti di lavoro. Ho scritto di getto questa lettera agli italiani, donne, uomini, madri e padri, ma soprattutto giovani, ha dichiarato Napolitano, perché ritengo che continuare a stare zitti non sia più consentito, perché aumenti la consapevolezza su quali siano i rischi a cui ci espongono dilettantismo e incompetenza. Questi semplici epiteti danno l'idea del contenuto del testo e della critica feroce che sta alla base di questa analisi. È un tentativo questo del governo giallo-verde, in effetti, apprezzato ancora con favore dalla maggioranza dell'opinione pubblica, soprattutto per sfiducia nella politica del passato, ma con legittima e motivata preoccupazione dell'autore del saggio che presentiamo, che non si nasconde dietro il dito e non le manda a dire, per come abbiamo sentito dagli epiteti che ho citato. Roberto Napolitano infatti coglie, documenta e contesta i pericoli che possono derivare all'Italia, cito testualmente, dallo stridente contrasto fra gli arroganti e autolesionistici vaniloqui elettoralistici dei due azionisti del governo giallo-verde e un'analisi impietosa ma rigorosamente documentata della realtà italiana ed europea. Diversamente, incombe sull'Italia il rischio del cigno nero, come abbiamo ricordato, e stavolta senza la
protezione del cavaliere bianco, due metafore che sono anche i titoli di due saggi precedenti. Il cavaliere bianco è quel grande economista, il grande banchiere che molti avevano messo sotto accusa di questo governo, si erano arrogati il diritto di sporcarsi la bocca criticandolo. Mi riferisco a Draghi. E scrive ancora: affrontiamo in casa a viso aperto la questione italiana, perché l'ignavia e il cinismo questa volta possono giocare un brutto scherzo anche ai super ricchi e ai tanti sapientoni, dato che a svanire senza preavviso potrebbe essere proprio l'Italia che conosciamo. Non credete alle favole, aggiunge, le favole che sono susseguite, che abbiamo sentito tante volte. Non credete ai miracoli delle parole. Facciamo più deficit, pompo domanda, l'economia italiana riparte come un treno. Ovviamente sostiene, la domanda non fa male, però il punto vero piuttosto è l'offerta, è la produzione di beni, è l'investimento, è la ricerca, sono le infrastrutture, sono tante altre cose che noi conosciamo e che ricordo rappresentano punti deboli della struttura dell'economia italiana che già Draghi aveva denunciato quando si è insediato, che ha ricordato quando è andato via e che ogni anno il governatore della Banca d'Italia ripete. Il punto vero piuttosto è l'offerta, dicevamo. Più deficit, infatti, in presenza della montagna del debito pubblico che grava sull'Italia, può rappresentare molto per gli altri e molto meno per noi, oltre a caricare su di noi i costi dell'inevitabile ulteriore aumento dello spread, rendendo i gioielli italiani più vulnerabili, acquistabili cioè a prezzi di saldo, in particolare da parte dei predoni di Oltralpe. E a pagina 126 mi permetto di dire, prosegue, che sarà sempre tardi quando l'attenzione si sposterà una volta per tutte sul vero problema italiano, che non sono né l'Europa né i mercati, ma il debito pubblico. Inutile pensare a nemici esterni quando il nemico che non riusciamo a riconoscere è a casa nostra e non siamo attrezzati per affrontarla. Ritengo in conclusione che continuare a stare zitti non sia più consentito. Il tempo che permette di minimizzare tutto, balle spaziali, dilettantismi di ogni genere, il costo del vaniloquio, cito, e la reputazione della firma sovrana italiana di nuovo a rischio è scaduto da un pezzo. Apriamo gli occhi dunque e facciamoci sentire. Aiuteremo il cambiamento, quello vero. Aiuteremo il cambiamento a diventare effettivo, a scendere dalla luna intera, a fare i conti con la realtà, o alternativamente avremo almeno contribuito ad evitare la deriva, quella greca prima di tutte. Apriamo gli occhi. È come se è un invito ad aprire gli occhi, ma ad agire, a fare qualcosa in più. Un argomento controverso, pertanto, sul quale credo che non mancheranno le contrapposizioni e le richieste di chiarimento. Se mi è consentito, prima di concludere questa presentazione, rilevo che l'autore si muove nel quadro dell'ortodossia economica, in tal senso la sua analisi è largamente condivisibile. Suggerirei, tuttavia, per un approfondimento, magari in una sua prossima pubblicazione, alcune piste di riflessioni che attengono alla crisi, o se si vuole, ad alcuni limiti del modello di base del capitalismo di derivazione anglosassone, che di fatto è all'origine di molti dei problemi reali che i populisti e i sovranisti vogliono risolvere, tenendo lo sguardo tuttavia rivolto verso l'indietro, senza porsi il problema della complessità e senza guardare in avanti alla sfida dei problemi. Mi riferisco al problema delle diseguaglianze crescenti. Se è vero che l'1% della popolazione più ricca detiene una ricchezza pari a quella del 99% della restante popolazione mondiale,
Mi riferisco alla crisi della democrazia indetta dalla prevalenza dell'economia sulla politica. Ricordo che già da ora più del 40% del finanziamento ai partiti in America delle campagne elettorali e più del 40% viene dal grande capitale. Mi riferisco alla circostanza che l'aumento del PIL non è più garanzia di maggiore occupazione. Una volta aumentava la ricchezza e aumentava l'occupazione, oggi l'aumento della ricchezza non è più garanzia di aumento dell'occupazione. Mi riferisco alla circostanza della assolutizzazione del criterio di efficienza rispetto a quello di equità e, se si vuole, in quel quadro di economia civile anche di fraternità. Mi riferisco alla crescente deconnessione tra finanza ed economia reale, temi che possiamo solo accennare avendo già molta carne al fuoco. Grazie. Vabbè, intanto voglio, intanto ringrazio tutti per l'invito, ringrazio per le presentazioni. Io voglio fare un ringraziamento mio personale speciale all'amico Casile, di cui sono molto commosso che sia stato qui stasera, e ne sono molto molto felice, perché una delle cose che la vita mi ha insegnato è che bisogna avere memoria, e invece questo mondo così veloce, leggero, dove tutti raccontano balle, ma le raccontano così bene che molti ci credono, e tutto ciò è possibile perché non abbiamo memoria, perché abbiamo studiato poco, abbiamo studiato male, perché dimentichiamo, e così. E quindi mi è venuta voglia di dare questo ringraziamento mio personale a un amico, una persona che ho sempre molto stimato e stimo. E io vorrei parlarvi di quello che sento come grande attualità, e che c'è in Apriamo gli Occhi, ma c'è soprattutto nel lavoro che faccio ogni giorno con il Quotidiano del Sud, che mi invito veramente a leggere, perché quello che stiamo vivendo oggi è un momento veramente particolare. Noi abbiamo vissuto una lunga estate dove ognuno ha detto quello che gli passava per la testa, tanto pagavamo noi i mini bot, usciamo dall'euro, rientriamo, facciamo, rifacciamo, tanto che gli frega loro, tanto paghiamo noi. Perché vedete, adesso sembra che tutto è rientrato, lo spread è a 190, ora è a 200, però io ve lo dico proprio semplice, semplice, semplice: tutti i titoli che mentre loro parlavano in spiaggia, si divertivano da maggio adesso, sono stati collocati. Non è che sono titoli per 3 mesi, per 6 mesi, sono titoli per 10 anni. E se tu hai collocato questi titoli molto, molto di più del tasso a cui li collocano non i tedeschi, non i francesi, ma gli spagnoli, i portoghesi, ed è la prima volta della storia, questi 15-20 miliardi nei prossimi 10 anni li pagheremo noi! Non ve lo dice nessuno. E quindi parlate, ridete. Ma c'è una cosa che veramente io non riesco a capire, oppure mi inquieta la risposta, perché non ci sia stata ancora un'insurrezione. Ma è possibile che dopo tutto quello che abbiamo documentato noi, io debba aprire la televisione e devo sentire questo statista di Varese, come si chiama, Fontana, che è governatore della regione Lombardia, o l'anticapitano Luca Zaia, che pontificano su un extragettito che non c'è? Ma io veramente sto diventando pazzo. Cioè, parlano tutti meno quelli che dovrebbero urlare. Io devo dire che se noi non cambiamo la testa e non cambiamo i comportamenti, non ce la faremo mai. E il tema che riguarda le classi dirigenti del Mezzogiorno è un tema importantissimo che io sento profondamente. Però ogni tanto recuperiamo anche
il senso dei fatti. E allora vi racconto quello che è accaduto dal 2009 a oggi. Un ex ministro leghista, un uomo che anche senso dello Stato, si chiama Calderoli, ha fatto una legge, la legge sull'attuazione del federalismo fiscale. Per me un paese di meno di 60 milioni di abitanti, un paese che di esportatori, un paese che quindi ha bisogno di una sovranità monetaria condivisa in questa guerra globale, che quindi trova riparo nell'euro, non danno dall'euro, non avrebbe proprio bisogno di federalismo, ma la Costituzione prevede questa possibilità, non decide che lo devi fare, però ti mette anche dei paletti, tant'è vero che quando Calderoli fa la legge del 2009, dice noi faremo il federalismo fiscale, però bisogna fissare i livelli essenziali di prestazione e i fabbisogni standard. Cioè, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda la scuola, quindi dall'asilo nido all'università, tutti i cittadini italiani sono uguali. E quindi bisogna che lo Stato dia a tutti in misura analoga, fissando dei livelli essenziali di prestazione. Però, siccome ci vuole un po' di tempo, nel frattempo usiamo il criterio della spesa storica. Questo frattempo è durato 10 anni. Che cosa vuol dire questo? Che il gioco delle tre carte, la capitale del gioco delle tre carte non è più Forcella, è Pontida, Varese. Voi conoscete carta vince, carta perde? Ci sono due carte, livelli essenziali di fabbisogno, di prestazione, fabbisogno standard, che sono carte che permettono una equa ripartizione della spesa, no? E quindi le buttiamo nel cestino. La carta invece della spesa storica, per cui cosa vuol dire la spesa storica? Che se io sono ricco, l'anno prossimo divento più ricco, se io sono povero, l'anno prossimo divento più povero. E se la cosa dura 10 anni, cosa significa? Che se io sono ricco, divento abnormemente più ricco, e il povero diventa abnormemente più povero. E qui tutte le colpe che abbiamo noi, che ci possiamo e ci dobbiamo flagellare, non c'entrano niente. Per cui oggi succede che se tu nasci ad Altamura, o nasce a Casoria, lo Stato in tutte le sue articolazioni, comune, regione, provincia, ti dà 0 euro per un asilo nido. Se nasci a Reggio Calabria te ne dà 18 di euro, se nasci in Brianza te ne dà 3.000 a testa. Ma non è che li dà con i soldi delle famiglie ricche della Brianza, no, li dà con i soldi del bilancio pubblico, cioè con i soldi nostri. Ecco perché io ho parlato di scippo, ero partito con uno scippo da 60 miliardi, ma siccome la spesa storica galoppa, no? Quindi con l'anno nuovo, nel 2017, sono diventati 62,3 e crescerà sempre. Quindi chi dovrebbe entrare, chi dovrebbe occupare le piazze? Chi ha di più o chi ha di meno? Io credo chi ha di meno, e invece no, chi protesta? Protesta lo statista di Varese e l'anticapitano Veneto. Perché sapete la proposta di autonomia che cosa prevedeva? La proposta di autonomia prevedeva che c'è in tutta, sapete perché, come è nato questo gioco delle tre carte? Perché tutti fino ad oggi hanno guardato solo la spesa delle amministrazioni centrali, cioè dei ministeri. Cosa vuol dire? Che quelli rispettavano ancora l'idea di una nazione e per cui in proporzione alla popolazione, con un criterio anche di equità e di perequazione, ripartivano la spesa. Però questa spesa delle amministrazioni centrali è pari a un quarto della spesa totale. Gli altri tre quarti sono quella delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, dell'INPS che fa l'assistenza, delle ferrovie, dell'ANAS, cioè di tutti gli enti pubblici a controllo interamente pubblico, interamente statale, quindi sono gruppi non quotati. Insomma, diciamocela chiara, cioè tra Milano e Torino c'è un treno ad alta velocità ogni mezz'ora e io sono certo che Milano e Torino sono territori di espansione, ma dalle 10 alle 6 non c'è quasi nessuno su quei treni. Il treno ad alta velocità che scende più a giù in Italia si ferma a Napoli, perché quello che arriva a Salerno è una finzione.
qui non arriva nessuno, da Napoli a Bari non arriva nessun treno. Come fa a rinascere Gioia Tauro se non c'è un treno di alta capacità ferroviaria che collega quelle merci al mondo dei commerci? Guardate, non sono temi economici, perché queste sono cose che incidono nella vita civile, nella vita sociale di ogni famiglia. Noi abbiamo delle responsabilità gigantesche, io ne sono perfettamente consapevole, so perfettamente che c'è una incapacità a spendere, che c'è un problema burocratico, che c'è un problema giudiziario, però c'è un po' in tutto il paese. Qui negli ultimi 10 anni è successo qualcosa di terribile. Sapete da dove vedo la malattia del Mezzogiorno? Dal fatto che nessuno se ne è accorto, dal fatto che nessuno protesta, dal fatto che chi governa in questo paese sta zitto, dal fatto che gli autori di questo scippo sono sempre più votati. È vero che il carro del vincitore, anche quando è di cartapesta, è un carro che assurdo vince sempre, ma ogni tanto qualcuno può fare una domanda, può chiedere perché la maggioranza dei comuni del Mezzogiorno non ha un asilo nido, non ha una mensa scolastica, non ha una scuola a tempo pieno. Chi li ha pagati gli asili nido, le mense scolastiche, le scuole a tempo pieno del nord? Noi! Io credo che l'Italia sia una e tale debba rimanere dal punto di vista della nazione, dal punto di vista della società, dal punto di vista dell'economia. Le Italie sono veramente tante, però bisognerebbe spiegare, e questo io l'ho sempre sostenuto, a chi ha il controllo di questo paese, che la deve smettere di prenderci in giro, che è inutile che dice dovremmo crescere il 2, il 3, il 4, il 5, con la bocca può anche dire del 10, ok? Ma più dello 0,3, dello 0,7 non crescerà mai, perché se c'ha 21 milioni di persone in povertà, se il reddito pro capite del PIL del Mezzogiorno è la metà del nord, e se passa questa legge nel giro di 3 anni, 5 anni, non 20, diventa del 25, del 30%, l'Italia non crescerà mai più. Certo, al nord saranno un poco meglio, faranno pagare a noi questa loro l'austerity, la crisi, ma velocemente diventeranno una colonia franco-tedesca che già ti sta comprando a spizzichi e a bocconi, e noi saremo abbandonati alla nostra deriva. Guardate, questa dell'autonomia differenziata, io quando è nato Quotidiano del Sud, Alta Voce d'Italia, ho deciso di non fare il fondo, anche perché dopo 40 anni di giornalismo, aver diretto tutti i giornali d'Italia, ero stanco di fare il compitino, io come direttore farò questo, quello e quello. Quindi ho lavorato un mese, 2 mesi, sono andato alla Ragioneria Generale dello Stato, sono andato dal governatore della Banca d'Italia, sono andato da tutti gli uomini che hanno la responsabilità delle istituzioni economiche e contabili della Repubblica Italiana, e ho scoperto che in quelle carte e in quegli studi era scritto tutto, cioè lo scippo era documentato. Erano i meridionali che non se ne erano accorti. Chi incamerava sa dove va la spesa pubblica, ma lo sa così bene che adesso aveva deciso di fare lo scippo dello scippo, perché la proposta di autonomia prevedeva che come criterio non c'era più la spesa storica, che è quello che dà più al ricco e meno al povero, ma addirittura c'era anche la crescita pro capite, per cui in quell'unica parte, quello delle amministrazioni centrali, dove c'è ancora un criterio più equo di ripartizione, si doveva consentire e ancora si vuole consentire alle regioni del nord di trattenersi una parte del gettito e di spendere di più, e qualora non ce la facessero lo Stato deve coprire, perché loro hanno la capacità di prendere questi impegni. Bene, questa è un'altra balla. Non esistono i residui fiscali dei territori, non è vero, esistono i residui fiscali individuali, io pago 100.000 euro, tu paghi 200.000 euro, non esiste la possibilità che tu dici io, sai, quella parte di mia tassazione, io voglio rifare il giardino della villa davanti a casa mia, ma quella è fatta bene, benissimo, io la voglio fare più bella, no, ci
deve essere qualcuno che decide che deve rifare la buca della strada che porta a, quella, a quel giardino. Ma non esiste residuo fiscale ai territori. Se io pago le tasse a Milano, ma se io mi chiamo Unicredit, sono una grande banca nazionale e internazionale, alla fine delle mie attività farò un utile e su quell'utile pagherò le mie tasse, ma quell'utile è frutto del lavoro fatto a Milano, in Lombardia, o fatto in Italia, o fatto all'estero. Qual è la parte di quel residuo fiscale? E quel residuo fiscale riguarda quella società, quella persona fisica o l'avvocato di Varese che governa il carrozzone pubblico della regione Lombardia? Dove sono stati i più grandi scandali sanitari? In Lombardia. Sapete quante municipalizzate abbiamo? 8.000, 9.000. E sapete dove si sistemano gli amici degli amici, politici trombati? Nelle micro municipalizzate lombarde. Questa roba qui il Sud non lo può fare più, ma non perché il Sud è redento, perché gli hanno tolto i soldi, perché hanno messo tutto in liquidazione. Ma dove vogliamo arrivare? Vogliamo chiuderli tutti questi ospedali? Vogliamo arrivare? Sì, ho capito. La Calabria si deve autoflagellare, la Campania pure un po' meno, la Puglia ancora meno, però alla fine se non c'è un minimo di risorsa pubblica, se non ritorna un qualcosa per poter meglio organizzare il servizio. Guardate che le cose, io questo giornale è nato per raccontare un Sud che molti non conoscono, ma anche un Nord che nessuno vuole vedere. Perché deve essere chiaro molto, non è che il Sud si avvantaggia se il Nord scende. Quindi è il nostro interesse che l'economia lombarda cresca ancora di più, che cresca ancora di più il Veneto, ma è altrettanto interesse della Lombardia e del Veneto che i territori del Mezzogiorno non spariscano. Forse non lo sanno, forse se lo dimenticano, ma il primo mercato, tra virgolette, di esportazione dell'industria e manifatturiera del Nord è il mercato del Mezzogiorno d'Italia. Poi viene la Germania, poi viene la Francia, poi viene l'America, poi viene la Polonia, poi forse arriva anche la Cina. Questa è la realtà. Quindi noi dobbiamo smetterla di litigare reciprocamente, smetterla di rubarci quel poco che abbiamo e dobbiamo invece procedere a una più equa redistribuzione delle piccole risorse disponibili. Ed è evidente che il Mezzogiorno, anche se vincesse questa battaglia che nemmeno combatte, ed è la cosa che più mi inquieta, fallirebbe comunque se non si rinnovasse nei comportamenti, se non capisse la capacità di fare sistema, la capacità di mettere al centro non la divisione, ma l'unione. Io per questo ho cercato di raccontare dal primo giorno di questo giornale, e devo dire che nel libro questi elementi già c'erano. Noi siamo come dentro un grande pallone aerostatico, per cui io capisco che il percepito è molto distante dalla realtà. Qual è il percepito? Il percepito che il Sud è un grande imbuto della spesa pubblica e il Nord regala risorse al Sud. Non è vero. Il grande imbuto della spesa pubblica in Italia è il Nord. Il Mezzogiorno d'Italia ha ricevuto 20 volte di meno di quanto ha ricevuto la Germania dell'Est o la Germania dell'Ovest. Sapete qual è la differenza? Che in Germania l'hanno dato i capitali privati, le famiglie della Germania dell'Ovest, a noi l'ha dato il capitale pubblico e noi non siamo stati capaci di utilizzarli come avremmo dovuto. Quindi io credo che, vedete, c'è qualcosa di veramente non conformista, che però ha bisogno di essere spiegato. E io mi sono proprio posto l'obiettivo ogni giorno, di andare dentro lo Stato, dentro i territori, per scoprire ciò che di importante si fa nel Mezzogiorno. Perché, guardate, io vi dico solo una cosa, voi sapete che ogni tanto c'è un giovane ricercatore italiano che ha vinto un premio Nobel per la ricerca, no? Ma la ricerca non l'ha più fatta in Italia, questo è sicuro. L'ultimo ricercatore italiano che ha vinto un premio Nobel per la ricerca fatta in Italia si chiama Giulio Natta e inventò il polipropilene isotattico, cioè le vaschette di plastica della Nobel che cambiavano la vita degli italiani, ma anche dei francesi, dei tedeschi, del mondo occidentale. E siamo negli anni del miracolo economico, siamo negli anni 60,
quando questo paese agricolo di secondo livello come era l'Italia diventò in meno di 10 anni un'economia industriale e in meno di 20 una potenza economica mondiale. C'era una grande università a Milano, c'era una grande azienda, la Montedison, e c'era un grande ricercatore e vincemmo il premio Nobel per la ricerca. Sapete dov'è la capitale mondiale dell'intelligenza artificiale? Avete idea di dove si trovi? A Cosenza. Bravo. E sapete che da maggio di quest'anno fino a ottobre dell'anno prossimo verranno da Oxford a studiare a Cosenza, e verranno anche da Vienna, e verranno da quasi tutti i college americani. E bisogna organizzare dei pullman per farli arrivare, perché il treno ad alta velocità non c'è. Ma dico, ma che cosa aspettiamo a mobilitarci? Che cosa aspettiamo a far sentire la voce del mezzogiorno? Non una voce piagnona, non una voce assistenziale, ma quale reddito di cittadinanza? Voi dovete chiedere strade, infrastrutture, rete, internet, ricerca, dovete far tornare i vostri giovani, ma questo talento che costruiscono le scuole e le università italiane, che costruiscono tante università del Mezzogiorno, perché non c'è solo Cosenza, c'è Salerno, c'è Bari, c'è Napoli, ma perché dobbiamo regalare questo capitale? Se la battaglia è in casa, va combattuta in casa. Se la battaglia è fuori, va combattuta fuori. Ma se vogliamo vincere in Europa, dobbiamo prima vincere in casa. Dobbiamo tutti capire che questo paese ha bisogno di ritornare a una fase precisa della sua storia. Quando cadevano le bombe durante la guerra, succedevano cose terribili, che tu la mattina ti svegliavi, avevi una famiglia, eravate in 5, eravate in 3, eravate in 7, la sera potevi essere in 1, in 2. Ebbene, quel paese, quel popolo che era dilaniato dalle macerie della guerra, quando le bombe non scendevano più dal cielo, si è rialzato, aveva il gusto della fatica, aveva la voglia di risorgere. Io ho sempre pensato che la ricostruzione nasce nella guerra, sotto le bombe della guerra. Il Mezzogiorno italiano ha subito una guerra, perché vedete, tutto il paese ha subito i danni di due grandi crisi, la crisi finanziaria e la crisi sovrana. Qualcuno ha fatto riferimento a Cigno Nero, a Cavaliere Bianco. Che cos'è Cigno Nero? Cigno Nero è un evento raro, frutto di tante cause improbabili che incredibilmente avvengono tutte insieme e determinano un danno gravissimo. Il 9 novembre 2011 il Cigno Nero è arrivato in Italia. Io ricordo che stavo in albergo a Melià, a Milano, dove mi aveva sistemato da poco Sole 24 Ore, la racconto sempre questa scena, e c'era questo ragazzo, Giuseppe, di Barcellona, Pozzo di Gozzo, 11 km da Messina, che era tutto contento perché aveva avuto il suo primo contratto a termine, come operatore alberghiero. Mi parlava sempre che aveva questa casa condivisa in Brianza con altri, con il contratto a termine, era felice, era contento. Quella mattina mi portò con le sue solite tazzine di caffè e non se ne andava, stava lì, mi guardava, mi dicevo: Giuseppe, a un certo punto si fa coraggio e dice: direttore, ma questo maledetto spread mi rimanderà a fare la fame in Sicilia, vero? No, gli dissi, no, non succederà, però la giornata è veramente terribile. Guardai, io ormai mi addormentavo con l'iPad sul comodino ogni giorno per vedere, e vidi 5,50, 5,60, 5,70, telefonai a Londra, telefonai a Francoforte, parlai con tutti i banchieri più importanti, ma soprattutto con la telefonata di Francoforte, capì una cosa fondamentale, acquisì un'informazione: nel mondo nessuno comprava i titoli italiani, li comprava solo la Banca Centrale Europea. Ricordo che chiamai il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lui mi disse: guardi, faccia vedere che cosa succede sul mercato secondario, veda come sono scambiati i bot, quelli a breve termine, a 3 mesi, a 6 mesi.
scopriranno che passano di mano all'8, al 9, al 10%, cioè un tasso abnorme, addirittura superiore a quello di per sé abnorme con cui venivano scambiati i titoli decennali, che venivano venduti al 7-7,5%, cioè un qualcosa che, diciamo, è sostenibile per un mese, due mesi, non oltre. E poi aggiunse, più o meno è quello che è successo prima del default argentino. Sapete cosa ha voluto dire per l'Argentina il default sovrano? 2001, siamo al 2019, sono passati 18 anni, l'inflazione al 20, al 30, al 40%, chiedono i prestiti al Fondo Monetario. Bezos, la moneta argentina, mierdos, ti dicono se tu vai al cambio e non vuoi pagare con un dollaro e dici c'ho il Bezos, ti dicono mierdos. Significa la fame nera! L'Argentina era un paese più ricco di noi, meno popolato di noi. Questo è il rischio che il 9 novembre 2011 ha corso l'Italia. Invece siamo stati a sentire che era l'Europa, che era l'euro, ma basta. Di dire fesserie una dietro l'altra. Eravamo a un passo dal default argentino, eravamo a un passo dalla Grecia. È evidente che le macerie di questo cigno nero, che è frutto di tanti eventi, è frutto non solo della furia dei mercati, perché i mercati avevano deciso che eravamo la nuova preda, quindi potevano fare tanti soldi. È vero che Sarkozy ha giocato sporco, è vero che la Lagarde voleva commissariare l'Italia, è tutto vero, però in quel momento era importante non diventare la nuova Grecia, non diventare la nuova Argentina. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché quando vi ho detto che abbiamo combattuto e perso una guerra, volevo appunto dirvi che le macerie del cigno nero italiano sono pari a quelle di una terza guerra mondiale persa. Ed è normale che di fronte a una crisi così importante la parte forte del paese tenda a ridurre i propri sacrifici scavando nel bilancio pubblico nazionale quelle risorse che avrebbero dovuto garantire qualcosina alla parte più debole del paese. È normale, ma è ingiusto. E ora che la crisi è finita, la devono smettere di giocare con i nostri soldi. Noi abbiamo una sola possibilità. Mobilitarsi, chiedere una più equa redistribuzione delle risorse pubbliche e dimostrare di saperle spendere, dimostrare di avere capacità realizzativa, dimostrare di essere una squadra, non di continuare a litigare in ogni condominio. Almeno per i nostri figli, almeno per questo talento che incredibilmente questi territori continuano a esprimere e sono talenti di valore assoluto, forse sarebbe bene che ci impegnassimo. E io credo che se nemmeno, sì lo so, questa parola autonomia differenziata non significa niente, la gente non lo capisce che significa l'asilo in nido, nido in meno per i propri figli, la scuola che chiude, gli stipendi, le gabbie salariali, non si capisce che significa il treno ad alta velocità che non c'è, significa il porto che chiude, significa l'aeroporto che non si apre, significa la vita, significa il presente e significa il futuro. Io credo che questa sia veramente la battaglia e che per vincerla bisogna capirla. Bisogna documentarsi, bisogna essere in grado di rispondere, bisogna essere in grado di interrogarsi se siamo capaci ancora di reagire. E io credo che da questo punto di vista
ci siano ancora le condizioni, perché la logica estrattiva per cui io estraggo dal bilancio pubblico, do al povero e do al ricco, è una logica miope, è una logica regressiva, è una logica che nel lungo termine rende tutti più poveri. Io credo che ci sia stata una stagione d'oro. C'è un signore che si chiama Gabriele Pescatore, che molti di voi non conosceranno, ma è uno dei primi premi che io ebbi qui. Se su potesse parlare, parlava molto proprio di Gabriele Pescatore. Gabriele Pescatore è un signore irpino, giudice a 20 anni, un genio, che un trentino che si chiama De Gasperi, che era trentino ma voleva la coerenza meridionalista dell'Italia. Bene, questo trentino volle questo irpino alla guida della cassa per il mezzogiorno, la prima cassa per il mezzogiorno, 300 dipendenti, raddoppio del presto Marshall, primi soldi esteri, i fondali di Gioia Tauro, le dighe, gli acquedotti, le strade, l'urbanizzazione, l'industria, la piccola e media industria. Cioè, Gabriele Pescatore nel miracolo economico italiano vale più di tutte le famiglie capitaliste del nord, i borghi messi insieme fino alla Merloni, perché ha ridato a un pezzo d'Italia una capacità di competere. Perché non è vero che il sud è sempre stato indietro, non è vero. Dopo 20 anni di cassa per il mezzogiorno di Gabriele Pescatore, nel 72, nel 73, nel 74, andate, consultate le collezioni, il reddito pro capite del PIL della Campania, della Puglia, aveva praticamente eguagliato il reddito pro capite del PIL della Lombardia, del Piemonte, del Veneto. L'Italia era unita, ce l'aveva fatta. Poi una sera il Pescatore era seduto sul suo divano a casa sua, aprì il digiuno delle 20 e fu il Pastore, che era lo speaker, lo informò che era stato licenziato. Nessuno, dal Presidente del Consiglio al Ministro per il Mezzogiorno, ebbe il coraggio e l'onestà di alzare il telefono e di dire all'uomo che aveva raddoppiato il presto Marshall: vai a casa. Io lo andai a trovare, vi dico quest'ultimo anno, dopo mi avvio alla chiusura, dopo che era morta da poco, lui è morto a 99 anni, qualche mese prima dei 100, ed era morta da poco Carolina, non mi veniva il nome, che era sua moglie. Lui mi ricordo che mi diceva sempre 3 metri indietro, in realtà 1 metro avanti. E tutta la mia vita l'ho ruotato intorno a Carolina. E poi faceva Gillette. Ma dico, ma il Presidente forse gli anni, insomma, nella mia mente cominciava a pensare che lui avesse qualche sbandamento perché gli anni erano passati, ma dico, ma sua moglie si chiama Carolina? No, hai capito bene, Gillette, lì proprio dove eri seduto te su quel divano c'era Gillette, che era diventata la migliore amica di Carolina, ma era nello stesso tempo la moglie di Black, l'uomo che ha guidato la Banca Mondiale per 20 anni e che ha guidato l'istituzione economica mondiale che ha dato più dollari a questo paese. E sai, quando venivano in Italia Black e la moglie non andavano più in albergo, venivano a dormire qui a casa nostra. Bene, quest'uomo che aveva unito il paese molto più di quello che aveva promesso di fare Cavour, fu licenziato dalla sera alla mattina con un annuncio alle ore 20 del TG1. E sapete perché mi è venuto in mente questo episodio? Perché io mi ricordo la faccia con cui me lo raccontava e mi ricordo come era arrabbiato con Andreotti, perché non aveva avuto il coraggio di dirlo. Quando poi dopo un po' di tempo lo incontrò e Andreotti gli disse
che non riuscì a resistere alla pressione del PC, perché lui fu licenziato da Andreotti, presidente del governo di solidarietà nazionale, e dice: vedi Gabriele, ti consideravano l'unico caso al mondo di attuazione con successo del dogma della pianificazione comunista ma a vantaggio dei potentati democristiani. Non era vero, ma non ci potevi fare nulla. E siccome Andreotti aveva questo complesso, che non se lo toglieva, qualche anno dopo lo richiama e gli chiede: professore, ma puoi aiutare a risolvere un grande problema, questa riforma sanitaria dell'Anselmi? Secondo, non riusciamo a farla camminare. Lei è l'uomo delle imprese impossibili, perché non ci si applica? Siamo nell'80, nel 78. E lui mi ha detto, Pescatore, che ha studiato bene la legge, che si è impegnato al massimo. Ha detto: guarda, credimi, io volevo dargli anche una mano, però poi mi sono reso conto che era impossibile. Tornai da lui e dissi: guardi Presidente, questa legge non può funzionare, perché questa legge ha trasferito il controllo della sanità italiana, degli ospedali italiani, nelle mani della peggiore classe politica italiana, la classe famelica della politica locale, degli amministratori delle regioni. E questi signori non nomineranno tutti i primari, ma che dico, gli assistenti dei primari, lottizzeranno pure i portantini. Presidente, questa classe famelica locale non farà male solo al sud, ma farà anche molto male al nord, ed è vero, perché le lottizzazioni si fanno anche al nord. L'assistenzialismo con i soldi del sud si è sviluppato in questi anni anche al nord. Oggi la Puglia ha 20.000 dipendenti sanitari in meno dell'Emilia Romagna. E sapete perché? Perché l'Emilia Romagna da 10 anni prende 3 miliardi in più gli aiuti ogni mese. Dobbiamo sentire la lezione di questi uomini. E se alla fine degli anni Ottanta abbiamo dato un colpo pesante alla nostra sanità, sappiate che se passa l'autonomia differenziata, l'Italia, per come la conoscete voi, per come la conosco io, per come la conosciamo tutti, non esiste più. Se c'è una battaglia che soprattutto il popolo del Sud deve vivere e combattere unitariamente, è la battaglia di questi giorni. Grazie. Un intervento straordinario per chi vuole capire cosa ci aspetta per il futuro e quali sono anche le responsabilità che in qualche modo gravano su di noi. Il direttore diceva qualche minuto fa che la scelta più importante è quella di arrivare a una equa distribuzione della ricchezza. Ma come possiamo aspettarci noi un'equa e delle risorse disponibili? Come possiamo aspettarci noi da una classe dirigente che ha sempre dimostrato di orientare diversamente le proprie scelte e di alimentare le diseguaglianze, come possiamo aspettarci noi qualcosa che sarebbe giusto fare? E qui probabilmente chiama in causa anche tutti noi e tutta la nostra classe dirigente, perché io mi domando, direttore, come mai i governatori del Mezzogiorno, ecco, noi sentiamo Fontana, sentiamo Zaia, sentiamo altri del nord che insieme all'unisono gridano con un'unica voce la propria richiesta di una scelta dell'autonomia differenziata. Ma qui al sud io non vedo i governatori tutti insieme che fanno una battaglia non solo per una piattaforma logistica e di sviluppo comune,
ma anche perché su questo tema ecco, dimostrino in qualche modo un'unità di intenti e di azioni. Ora io qui sicuramente credo che ci siano stimoli sufficienti per impegnare i nostri amici che sono qui nel parterre alle domande. Franco Costantino, innanzitutto la sua domanda in questo momento. Prima della domanda mi piace, come dire, fare questa considerazione. Se questo libro non avesse altri meriti, e ne ha tanti, ne ha almeno uno, che è quello di aver richiamato il nome di Gabriele Pescatore. Senza di lui l'Italia non sarebbe diventata la quinta potenza industriale, senz'altro, e oggi, in un momento in cui c'è questo tentativo di disgregare l'Italia attraverso il federalismo differenziato, noi non possiamo non trarre quella lezione storica che ci riservò Gabriele Pescatore. Il paese in quel momento non accentuava le separatezze e in qualche modo incentivava le forme unitarie, che sono le uniche che possono consentire a questo paese di affrontare le difficoltà della scena internazionale. Nel 2011 è stato ricordato il direttore allora del Sole 24 Ore, fate presto, ci disse, fate presto, perché avvertì dal suo osservatorio che stava, che il Cigno Nero era arrivato. E pochi mesi dopo, prima dell'apertura delle Olimpiadi di Londra, Mario Draghi, che in quel momento parlava a una platea di investitori, disse il famoso: farò tutto il possibile e questo sarà abbastanza. E questo è il Cavaliere Bianco che in quel momento intervenne. La domanda è a questo punto: noi siamo in prossimità dell'arrivo di un nuovo Cigno Nero? E se questa è la visione che il direttore napoletano ha delle cose, esiste un Cavaliere Bianco che ci possa salvare? Possiamo trovarlo all'esterno, oppure dobbiamo in qualche modo lavorare su noi stessi perché questo accada? No, beh, insomma, io credo che il Cigno Nero, come dice la parola stessa, è un evento raro, frutto di tante cause improbabili che incredibilmente avremo tutto insieme. Quindi diciamo, solitamente un paese che ha un Cigno Nero non torna un Cigno Nero dopo 2 anni, dopo 3 anni o dopo 5 anni. Però qui c'è un Cigno Nero proprio tutto italiano che è ancora peggiore in un certo senso, che è un Cigno Nero civile. Cioè, io, guardate, io veramente sono... Il Presidente qui faceva riferimento ai governatori, io l'ho chiamato uno a uno, ma non si riesce ad avere una reazione. Ecco perché io dico che le persone si devono mobilitare, perché, e se non si mobilita manco le persone, vuol dire che ha ragione il Nord, vuol dire che è giusto lasciare precipitare in modo definitivo la situazione per vedere poi cosa accade, perché insomma quello che abbiamo tirato fuori e lo abbiamo reso pubblico per tutti è un qualcosa che veramente dovrebbe fare sobbalzare, perché noi abbiamo perso i riferimenti, cioè ormai essendo in una fake news permanente, qualunque tuo show tu apri non c'è mai più la verità, un fatto sul quale due persone esprimono un'opinione. C'è anche i più bravi dei conduttori, questa è l'opinione di Tizio e questa è l'opinione di Caio. Se Tizio è un economista, senza offesa per gli economisti, che non è azzeccata uno, e l'altro si chiama Draghi, che ha salvato non l'Italia ma l'Europa, per quel conduttore valgono uguali. Se quello che ha detto Tizio è una palla spaziale totale e quello che ha detto Caio è una verità inoppugnabile, per quel conduttore valgono uguali. E quindi in questa fake news in cui tutto il percepito diventa reale e il tutto reale è sconosciuto, è chiaro che si perde la capacità di reazione. Ma 62 miliardi ogni anno! Io non ci credevo. Io prima di scriverlo sono andato da tutti quanti quelli che contavano e continuavo a fare la domanda: ma l'avete letto questo numero?
Allora, se avete un po' così di amor proprio e se pensate soprattutto ai nostri figli, perché questo è un tema vero, io non riesco, cioè non mi rassegno a quest'idea. Avevo una rubrica sul Sole, si era un domenicale, Memorandum, e mi ricordo che un giorno mi emozionai veramente tanto perché andai a cena a Francoforte con il governatore della Bundesbank, Weidmann, e questo chiamò un interprete, perché io ho sempre pensato che a volte, sai, quando, per esempio, a me mi ricordo perfettamente quando intervistai Schröder, che è l'ex cancelliere tedesco, facemmo un'intervista, io le domande in italiano, lui le domande in tedesco. Se avessimo tentato, poi soprattutto nel mio caso, di parlare poi in inglese, non sarebbe venuta fuori l'intervista. Io per esempio gli dissi, scusi, mi ricordo perfettamente questa scena, eravamo a Milano, la Borsa, c'era un sacco di gente, più di 1000 persone, gli dissi, guardi cancelliere, ma lei, come dire, ha fatto le riforme strutturali che hanno salvato la Germania, però poi lei è stato bocciato dagli elettori, quindi il dividendo di queste sue riforme se l'è preso la Merkel, le ha mai detto grazie, lui rosso in faccia ha detto nein! Non l'avrebbe potuto dire così bene in inglese. Però io poi gli dissi, guardi, sono passati, è passato qualche anno e all'epoca la cancelliera era alla fine del secondo mandato e dico, la cancelliera Merkel ha fatto qualche riforma strutturale all'altezza delle sue? E lui rispose ancora più rosso in faccia, nein! Disse, però dico, ma non ha fatto proprio niente di buono questa Merkel? E lui disse, no, ecco, questa è una lezione per noi. Ha fatto una cosa importantissima. Quale? Ha applicato bene le mie riforme. Questo significa essere paese. Questo significa essere sistema paese. E siccome non sto divagando, questo sistema paese, io l'ho visto quella sera a cena con Weidmann, non nella faccia di Weidmann che continuava a dirmi un sacco di fesserie e voleva guadagnare il consenso di Draghi, quindi parlavo con il direttore del giornale economico italiano elogiando l'uomo che aveva fronteggiato e ostacolato in tutte le sue scelte, sperando che magari glielo andava a dire. No, c'era un interprete che era una ragazza italiana che insegnava all'università tedesca e che traduceva le mie frasi e le frasi di Weidmann. Quando finì la conversazione io rimasi molto colpito, perché questa ragazza, che insomma era comunque una professoressa, aveva tutti i miei libri e soprattutto aveva da parte i memorandum del Domenica del Sole, e mi ha detto che tutti i ragazzi, che c'era una rete di nostri ragazzi che stavano a Francoforte, ma anche a Parigi, a Londra, a New York, a Pechino, che tra di loro commentavano i miei memorandum, ma soprattutto parlavano dell'Italia, questo capitale umano, che è un capitale che fa parte del valore della crescita di economie molto avanzate, appartiene a noi. E se oggi, nonostante tutto e contro tutti, siamo riusciti a fare, ad avere il primato della logica riduttiva a Cosenza, ad avere un'università a Salerno che compete dal punto, in alcune corsi importanti con il Politecnico, con le più grandi università europee, vuol dire che noi siamo capaci e dobbiamo smetterci di autoflagellarci, dobbiamo un tantino riconoscere quel valore che abbiamo e dobbiamo pretendere i nostri diritti. Non dobbiamo pretendere l'assegno a casa, non dobbiamo pretendere l'elemosina, non dobbiamo chiedere l'ennesimo aiuto, i poveri vanno aiutati assolutamente e subito. Ma è la nostra società tutta che sta diventando povera e noi abbiamo la possibilità di reagire, ci devono dare un treno. Ci devono dare una rete di wifi che funziona. Loro devono fare il loro e noi dobbiamo fare il nostro. Credo che questa sia veramente l'ultima chiamata, perché
se l'Italia diventa un paese arlecchino, sarà molto magra per noi la consolazione di vedere che da qui a 10 anni, a 15 anni, anche il ricco nord soffrirà le pene della povertà. E quando già oggi gli accade, parla con Londra e parlo con Francoforte, e poi parla con New York, e poi parla con Pechino, capirà la sofferenza di chi da Reggio Calabria o da Avellino parla con Milano. Ma tutti insieme ci stiamo perdendo. Quindi la volontà di reagire dobbiamo averla noi, e dobbiamo anche avere un po' di orgoglio, che non fa male. Ed ora sentiamo un giovane, che è Mario Musolino, dico un giovane che ormai è cresciuto, però Mario è stato sempre molto presente sui temi più importanti del nostro Mezzogiorno. Nel 99 Roberto Napolitano fu premiato con ricordo a Campo Calabro, grazie anche all'intuizione del presidente, credo anche del professore Caridi, se il Sud potesse parlare. Ora, quindi noi ci conosciamo da 20 anni, il presidente ha sempre mantenuto questo filo conduttore, lui è stato una delle eccellenze nostre. Io due aspetti che vorrei sottolineare, che sono legati sia a quello che possiamo chiedere sia a quello che possiamo fare. Qualche anno fa se ne andò da Reggio Calabria, ora mi sembra un comandante provinciale dei carabinieri, della polizia, non mi ricordo cosa. Allora, in un'intervista disse: mi sono trovato benissimo, lascio questa terra, è un dispiacere. Le soddisfazioni lavorative che ho avuto qua non le ho avute mai da nessuna parte. Certo, perché aveva arrestato il giù un elenco di arresti, di cose, tutte cose. Sentivo l'altra sera Gratteri, che tu conosci, che è stato spesso ospite nostro e a cui noi dobbiamo tanto come terra, e che è uno di noi e perciò può dire quello che dice, e diceva che la criminalità, l'andrangheta, è la terza forza italiana, dopo FCA, dopo Finmeccanica, incide nel PIL per quasi il 9%, diceva ieri sera proprio, lo sentivo, diceva questa cosa. Però a questo punto io dico una cosa: molto si spende anche per contrastare l'andrangheta, una cosa esorbitante tra eserciti, intercettazioni. Ora, se noi convertissimo invece queste spese, che ci devono essere perché ovviamente si deve contrastare, ma se è veramente un'emergenza nazionale e mondiale la criminalità che c'è in alcune regioni, purtroppo ce lo dobbiamo dire, se veramente è tale, allora ci vuole un investimento che cerchi di sottrarre, di affamare, come si sta cercando di fare con i tumori, di affamare questo cancro, come viene definito. Per affamarlo cosa si deve fare? Un'opera straordinaria, non solo nostra ma anche dell'Europa. Quest'opera straordinaria dovrebbe prevedere che, se è necessaria una TAC nell'ospedale di Reggio Calabria, ne vengano mandate due. Nei paesi che vengono definiti come la capitale dell'andrangheta vengono mandati professori, vengono aperte biblioteche, si faccia leggere. Noi abbiamo una città di 180.000 abitanti con 2-3 librerie vere, e potrebbero anche chiudere. Ecco, quindi non solo la fase repressiva, serve questo per... E poi ci dobbiamo chiedere anche questo, però. Ma noi siamo indenni? Beh, penso che anche noi dobbiamo rieducarci. E abbiamo un difetto. C'è un libro del 500 di Étienne de la Boétie, che è un discorso sulla servitù volontaria, in cui dice, tra le tante cose, lui dice che per rompere del legno ci vogliono dei cunei di legno, dello stesso materiale. Cioè, e questo cosa significa? Che per consentire quello che è successo servono anche le nostre azioni. Cioè, noi siamo diventati dei servi volontari, più per noncuranza, per latitanza, e quindi aiutiamo i nostri tiranni. Ecco, questo è anche importante. Quindi noi è lo stesso materiale che aiuta quelli che ci vogliono soggiogare. Quindi dobbiamo riconoscere anche le nostre colpe e capire che non è solo un fatto economico, è anche un fatto economico, ma anche etico-culturale. Seneca diceva, tu l'hai accennato, la conoscenza della malattia è l'inizio della guarigione.
noi dobbiamo capire quali sono i nostri mali, perché per poter competere, tutto quello che hai detto tu è esatto, però per poter competere dobbiamo capire che dobbiamo andare anche a riconoscere i nostri difetti. Noi a volte diciamo sempre che abbiamo dei fiori all'occhiello per tutto quello che viene, ma a volte non capiamo che alla Calabria forse manca anche la giacca finora, e la giacca è le infrastrutture, le reti di collegamento e soprattutto, è una cosa che ho detto al Salone del Libro di Torino, c'erano anche i nostri rappresentanti, la capacità di cambiare a livello culturale. Questo, se noi non investiamo in questo, e quindi se non si capisce che non si può andare avanti solo a sagre e a festival della Melenzana, allora non si riesce a capire che la cultura può essere l'unico volano, perché è qualcosa di immateriale che può cambiare le sorti anche quelle più importanti della nostra terra. Cosa ne pensi tu di questo duplice aspetto? Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, mi è piaciuta molto questa espressione che siamo i servi volontari della nostra, dei nostri tiranni, e credo che questo coincida perfettamente con questa battaglia dell'autonomia differenziata. Se nessuno scende in campo per questo, vuol dire che siamo veramente i servi volontari dei nostri tiranni, e quindi non abbiamo più alcun titolo per parlare, per diciamo contrastare o condannare un ceto politico meridionale remissivo. Guarda, tu hai fatto il riferimento a Gratteri, è un lavoro importante che sta facendo, e alla lotta alla criminalità organizzata. Bene, io vorrei che fosse molto chiaro, io mi ricordo che ero ancora, me lo racconto anche questo con un aneddoto che è un fatto vero, ero direttore del Messaggero, mi venne a trovare, quindi molti anni fa ormai, no? 15 anni fa, penso, mi venne a trovare il prefetto Caruso, che aveva lasciato Palermo ed era venuto a Roma. Di solito quando veniva un questore, un prefetto, venivano dal direttore del Messaggero a fare una visita di cortesia. E di solito lo accoglievamo con i vice direttori, con i capi redattori, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto mi disse: vai direttore, si ricordi che io le devo chiedere un piacere personale. Siccome questo piacere non lo chiedeva mai, eravamo già lì da tre quarti d'ora, mezz'ora, a un certo punto io gli dissi: guardi, se vuole ci spostiamo, magari ho pensato che avesse, non so, una figlia che semplicemente volesse fare la giornalista, volentieri avrei fatto un colloquio per dirgli se era portata o meno. E lui dice: no, ma non c'è bisogno. Beh, allora lo dica, ma qual è questo piacere personale? No, io le volevo chiedere il piacere personale di non mandare più nessuno in piatta a Palermo. E io gli dissi: perché? E li abbiamo arrestati tutti. Gli dissi: allora dove devo mandare questi inviati? A Napoli. E se vuole fare un po' di colore, Gomorra. Dice: ma scusi, prefetto, dove li devo mandare inviati? Li mandi a Reggio Emilia? Li mandi a Modena? Li mandi a Varese? Li mandi intorno al lago di Como? Non salti un comune e gli assessori ai lavori pubblici dei comuni della provincia di Milano. Non si dimentichi di Verona, eh? E poi dia un'occhiata alle discoteche, ai bar di Milano e ai ristoranti di Roma. L'80% dell'andrangheta è nelle regioni del nord. E noi ancora consentiamo di regalare ai cinesi il porto di Trieste avendo Gioia Tauro. Sapete perché? Non dirò chi, ma un autorevole capo di governo a lungo di questo paese mi disse che a Gioia Tauro non c'entrava, non si poteva lanciare, perché gli unici camion che entravano erano i camion targati RC. Guardate, questa storia deve finire. Nelle carte di Varese, l'inchiesta di Varese che è ancora in corso, io mi ricordo che i nostri esperti di 'Ndrangheta, che ho fatto scrivere e analizzare, erano lievemente sbalorditi, perché la stecca era del 10%. Cioè l'hanno moltiplicata per 3. Allora svegliamoci. Io lo dico, io condivido tutto quello che ha detto Mario, perché l'ho detto dall'inizio. Io faccio l'operazione verità,
perché almeno qualcuno non si possa dire che nessuno ve l'ha detto, anche perché non l'ha fatta mai nessuno prima di me, e anch'io ho delle responsabilità, che avendo diretto un giornale economico importante forse me ne dovevo accorgere, ma al terzo pezzo che parlavo di Napoli mi dicevano che Bergamo e Brescia protestavano. E allora andiamo a vedere come stanno le cose e facciamoci sentire. È chiaro che ci dobbiamo riorganizzare, ma questa è la parte che dobbiamo fare noi. Ma per fare noi quella parte, per fare in modo che il porto che ha i fondali meglio lavorati del mondo, che si trovi in una posizione baricentrica nel Mediterraneo, che era nato e concepito per quello, bisogna fare in modo che ci sia una infrastruttura che colleghi quel porto al mondo degli affari e dei commerci. E per fare tutto ciò ci vuole un pezzo di spesa pubblica dove l'andrangheta non ci deve mettere le mani. Ed ecco perché io dico che bisogna tornare a pescatore, chiaro? Perché bisogna, perché non si può chiedere a chi fino ad oggi non ha fatto niente, ha mangiato, ha detto sempre sì, di diventare improvvisamente qualcuno che è libero, che non ha compromessi, che è bravo, che è efficiente. Dobbiamo creare una squadra a livello centrale e dobbiamo prendere per mano questi territori, e dobbiamo prenderli per mano non solo per fare un piacere a questi territori, per fare un piacere all'Italia, perché l'Italia è un piccolo paese. Nella competizione globale noi non siamo nessuno, e anche se vi hanno raccontato balle su balle che l'euro ci ha affamato, che l'Europa ci ha impoverito, non è vero! Noi siamo vivi grazie all'ombrello della sovranità monetaria condivisa, che è l'unica cosa che tutela un paese di esportatori come noi. Noi siamo veri, siamo vivi grazie a whatever it takes. Mario Draghi è un italiano, è un grande italiano. Larry Summers, che è un ministro dell'economia, un ex ministro dell'economia americano, molto stimato, che ha diretto Harvard, un giorno, di qualche anno fa, fu intervistato da un'agenzia internazionale e gli disse: chi è il più grande banchiere centrale? E lui disse che il più grande banchiere centrale del mondo negli ultimi 35 anni si chiama Mario Draghi. E a chi gli ha chiesto perché? Lui ha risposto: perché ha salvato da solo contro tutti l'Europa, non l'Italia. Io avevo suggerito di farlo capusciere a Draghi a Strasburgo, perché se l'avessero nominato capusciere a Strasburgo, a Bruxelles, state tranquilli che Trump telefonava al cellulare di Draghi, qualunque funzionario ci mettevano alla guida della Commissione Europea. E infatti quando ha parlato Trump, quando Draghi è tornato a difendere l'Europa e l'Italia. E cosa ha detto Trump qualche giorno dopo? Io Draghi me lo prenderei alla Federal Reserve. Signori, Mario Draghi, come Alcide De Gasperi, è un italiano. E io credo che se abbiamo ancora un po' di orgoglio nelle vene, per la storia che abbiamo avuto e che portiamo con noi, non quella degli ultimi anni, noi dobbiamo avere la forza di scendere in campo. Io vi prego veramente di leggere questo giornale, perché perlomeno vi spiegherà quello che nessuno fino ad oggi vi ha spiegato. E state tranquilli che ne racconteremo, non faremo uno sconto a nessuno. Poi deciderete con la testa vostra, farete quello che volete, sceglierete o sceglieremo di continuare ad essere servi perché abbiamo un nostro piccolo interesse. O se invece decideremo di combattere per un grande interesse che coincide con la nostra dignità, e saremo tutti insieme a fargliela vedere per quello che è. Credetemi, se ci mettiamo insieme, se mobilitiamo le coscienze, se investiamo sul capitale dei nostri giovani, noi siamo ancora i primi.
caro direttore. Ma come facciamo a noi a superare i grandi problemi che ci attanagliano? Se per il porto di Genova fanno infrastrutture come il Terzo Valico, che è costato il doppio del ponte, fanno Mose, fanno la Brebremi, fanno le Olimpiadi e la Expo, fanno le Olimpiadi invernali a Torino, fanno la quadruplicazione di e in Calabria a Gioia Tauro non riescono a ridurre le sagome di due gallerie che impediscono ai convogli, ai cube, di superare e di andare avanti a fare il percorso internazionale. Come si fa se la TAV, che ormai sono riuscita a fare nel nord del paese, qui non si riesce a far arrivare a Reggio Calabria perché non c'è la grande battaglia che fa il mezzogiorno? Dico, come si fa e cos'è? Allora io voglio dire un'altra delle cose di cui io mi sono accorto, adesso ve la dico proprio tutta, nell'analisi che ho fatto dei documenti contabili eccetera, mi sono accorto che la governance reale del potere di questo paese è stata nelle mani dei governatori della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, prevalentemente del centrodestra, e dei governatori dell'Emilia Romagna e della Toscana del centro-sinistra. Qui noi abbiamo avuto per 20 anni il governo dei ricchi che ha spolpato i poveri. Allora, noi possiamo e dobbiamo metterci con l'occhio, con le mani, sulle piccole cose, a partire dalla galleria, che impediscono di spostare le piccole che possono diventare grandi cose. Ma prima dobbiamo capire il problema. Io, guardate, sembrerò paranoico, ma io ho fatto questo quotidiano nazionale del sud, cioè raccontare il mondo, la finanza, la politica, l'economia, la vita, le emozioni con gli occhi del mezzogiorno. Significa dare una rotta, prendersi la responsabilità attraverso i migliori giornalisti economici, i migliori esperti di politica internazionale, i migliori analisti di bilancio, di spiegare dove il mezzogiorno viene rimosso. Ma se tu continui a parlare e a raccontare non succede nulla, ma perché non ci può essere una mobilitazione? Perché non si può fare una raccolta di firme? Perché non si può urlare che basta con la spesa storica, basta con il privilegio dei ricchi, fate prima i livelli essenziali, definite quanto serve a me, ogni cittadino italiano, quanto ha diritto per una scuola a tempo pieno, quanto ha diritto, perché non si fanno questi calcoli? Perché a un certo punto li cominciarono a farli e capirono che il nord prendeva troppi soldi. Questa è la battaglia del sud, credetemi, questa è la battaglia dell'Italia, non del sud, perché loro sono miopi e noi, essendo molto più poveri ed essendo abituati a stare sotto, sappiamo guardare molto più in alto e molto più a lungo. Quindi la storia di successo del paese è stata una storia di successo nei primi 20 anni del dopoguerra che ha unito il nord e il sud del paese, che quindi ha unito l'intelligenza tecnica, il riformismo cattolico, la cultura laica, l'anima civile, i giovani, i vecchi, le madri, i bambini. Noi dobbiamo smetterla di trovare ogni giorno un nemico, smetterla di trovare ogni giorno un alibi e correre a votare tutti quelli che sappiamo che fino ad oggi ci hanno svuotato e ci hanno tolto financo la cassa per respirare. Noi dobbiamo prendere possesso del nostro futuro e non dobbiamo più dare deleghe, dobbiamo essere noi ad organizzarci e a fare capire come stanno le cose. Guardate che nessuno si mobiliterà per voi, perché tra le decadenze di questo mondo così globalizzato c'è un dato della congiuntura che prevale sulla struttura, cioè dell'interesse localistico che vince. È come quando
fateci caso, i giornali raccontano, ma voglio dire, se mentre noi stiamo parlando cadono, come è successo con le torri gemelle a New York, tutti i siti del mondo vi raccontano quello che accade, e voi come se steste lì, ma quello che succede nell'ospedale dove è ricoverato tua figlia, ma chi te lo dice? Ma tu riconosci i condomini nel tuo palazzo? Ma tu sai chi fa lezione a tua figlia? Che cosa si dicono i ragazzi? Il mondo è diventato greve. E allora se noi vogliamo reagire, se pensiamo che in questa logica in cui ognuno fa i conti ogni sera, ma è chiaro che il furbo, il ricco, vince sul povero. Ogni sera, ogni mattina, ogni ora, ogni minuto. Bisogna fermarsi un attimo e capire che quando c'è qualcuno che sta progettando di fare due stati, la Lombardia, e addirittura di farsi il Veneto, di farsi il casellario giudiziario proprio, le infrastrutture proprie, e di mettere le spese pubbliche loro a carico di un altro Stato, che è lo Stato italiano, e nessuno reagisce dalla Campania, dalla Puglia, dalla Calabria, allora vuol dire, sapete che cosa? Che hanno ragione loro! Prendiamone atto una volta per tutte. Io non mi rassegno. Io credo che tutto ciò che siamo riusciti a esprimere e che va valorizzato, Mario, sapendo che non basta, sapendo che dobbiamo fare molto di più. Però attenzione, noi ci autoflagelliamo e c'è chi fa molto peggio di noi e non si autoflagella. Allora dobbiamo essere in casa molto critici con noi stessi, fuori meno, perché bisogna avere la capacità di dire come stanno le cose. Guardate, insomma, c'è poco da girare. La prima infrastrutturazione questo paese l'ha avuto, le strade, le dighe, gli acquedotti, in Sardegna si lavavano i ruscelli, l'acqua, avete aperto il rubinetto ed esce l'acqua, questa roba pescatore l'ha fatta. Oggi ci vuole qualcuno che in modo responsabile a livello centrale, con le risorse umane che il Mezzogiorno è capace di esprimere, con i nostri giovani di talento, sottragga tutto. Sì, dice c'è il problema dell'andrangheta, perché al nord non c'è? C'è il problema della camorra, è morta, al nord non c'è. Tu vai dove ci stanno i soldi, lì c'è un problema sempre più grande. Ed è, qualcuno ti dice che non lo fai perché c'è quello? Ma dai, bisogna avere la possibilità di affrontare questo tema, che è un tema decisivo. Dietro questa parola autonomia ci sono gli asili nido per i nostri bambini, cioè, ci sono intere generazioni di infanzia tradita. Quello che diceva Mario è sacrosanto. Io adesso questo territorio lo conosco meno di quanto conosco l'Interland vesuviano napoletano, ma tu fai passi da una città all'altra di 100.000, di 130.000 abitanti e non trovi una biblioteca, non trovi un campo di pallone, non trovi un campo da tennis, non trovi un circo. Ma perché? Perché hanno tagliato tutto, si sono abbuffati di tutto, ci hanno tolto qualunque spesa pubblica. Come puoi pensare che il tessuto civile rinasce se gli unici che possono spingere sul territorio è un po' di questi quattro mastri di bande scalcinate, i poveretti di queste criminalità organizzate che sono rimasti sui nostri territori perché i capi, i ricchi, autoctoni, di famiglie autoctone, alla seconda, alla terza generazione, nel silenzio complice di tutti, hanno risalito l'Italia e poi l'Europa e poi il mondo. Ma da chi aspettiamo che cosa se non chiediamo a noi di fare qualcosa? Allora, io vorrei ora a questo punto fare una domanda secca, che nasce proprio dalle ultime cose che ho sentito, perché poi arriva un momento in cui bisogna affrontare le urne e bisogna scegliere sulla base dell'offerta politica che c'è. Se questa è l'offerta, lei sta pensando a un partito del Sud per affrontare i problemi del Sud? No, io devo essere molto onesto, cioè io sto pensando di fare un giornale che aiuti il Sud e aiuti l'Italia. Questo è quello che sto pensando, però penso che sia veramente importante, perché
Io credo che uno dei temi veri della arretratezza del Mezzogiorno, se lo analizziamo con una certa onestà, è che è mancata una informazione nazionale del Mezzogiorno. L'informazione, adesso purtroppo la carta è stata superata da tante cose, però alla fine le poche cose che hanno avuto anche successo sono nate alla carta, il fatto è nato sulla carta, la verità è nata sulla carta. Quindi bisogna che nasca, e io, questa è la mia sfida, io ho fatto direttore a Milano, direttore a Roma, io amo il Mezzogiorno e credo che il Mezzogiorno abbia diritto di avere un giornale che lo aiuti a capire, a prendere posizione. Quello che verrà dopo lo vedremo, però quello che è importante che accada adesso è che qualcuno senta questa esigenza come una esigenza che aumenta la sua capacità di prendere posizione e di farsi sentire. Non è detto che ce la facciamo, per carità di Dio, però almeno ci proviamo, non so come devo dire. Poi ripeto, la situazione politica italiana oggi è un disastro, ma non è che in epoche precedenti è stato, puoi dire, abbiamo avuto una grande stagione, un miracolo economico, abbiamo avuto una bella stagione quando comunque siamo usciti in Europa, ma è un lavoro molto faticoso questo, perché questa valanga di fake news che, come dire, attraverso internet e attraverso la TV, i talk show, proprio fa il lavaggio del cervello agli italiani, è un qualcosa di veramente terribile, perché, ripeto, non tutti hanno la competenza per capire. Ecco perché io credo in questo progetto e credo, io penso che c'è un tema vero, ma perché la gente non si mobilita, non raccogliono le firme, non fanno un referendum abrogativo? Bisogna dire che bisogna ricostruire la Costituzione, va abolito il criterio della spesa storica, appunto, è semplicissimo, due parole, perché ancora una volta oggi vogliono fare l'autonomia e c'è la spesa storica, la cambiamo fra 3 anni, anzi nel frattempo il tentativo era di aumentare di più, perché siccome attraverso la spesa storica loro crescono sempre di più, volevano altri soldi ancora. Ma io non sono contrario alla crescita del Nord, io aspiro che il Nord cresca sempre di più, che Dio ce lo conservi. Io quello che ho notato è che è sparita l'imprenditoria privata, che è veramente sconvolgente. Se Milano fosse questo primato, diciamo, dell'industria, come qualcuno osa dire, sbagliando, e l'intelligenza artificiale sarebbe nata lì. Milano è un grande esempio di amministrazione, è un grande esempio di mecenatismo culturale. E se sei alla quinta metropolitana, ma tu ci arrivi da una parte, no? Quando qua non c'è manco un pullman fra poco, è chiaro? E tutto questo va a onore dei milanesi, e un italiano deve difendere la qualità di quelle scelte, e io la conosco bene Milano. Però a te, fermiamoci un momento. Se tu non mi dai quello che per me è indispensabile e non me lo dai perché non ce l'hai, io mi dispiaccio ma lo accetto. Ma se tu non me lo dai, non perché non ce l'hai, ma perché te lo prendi, e nel prendertelo mi dici pure che sono un incapace, uno sprecone, un camorrista, un dranghettista, un cialtrone, allora io mi ribello. Ed è questo che io vorrei che ci fosse nella coscienza: consapevolezza e mobilitazione. Questo è il senso di oggi ed è anche un po' il senso, questo è vero, della politica, perché a un certo punto qualcuno deve cominciare a dire a chi racconta tutte queste balle: non ce la faccio più ad ascoltarti, perché il paese cresce meno di prima, siamo faticosamente a 200 di spread. Oh, guardate, tanto per farvi capire quello che è accaduto in questi mesi, molto semplice, semplice, semplice. Io feci il titolo "Fate presto", qualcuno disse, perché volevo cacciare Berlusconi, cosa ridicola, perché avevo chiesto dimissioni di Berlusconi 2 mesi prima a mia firma, che non avevo bisogno di fare "Fate presto". Io feci "Fate presto" a caratteri cubitali, perché come vi spiegai, come vi ho detto prima, quel giorno seppi che nel mondo nessuno comprava i titoli italiani, non c'era ancora Draghi in quantitative easing, non c'era whatever it takes, non c'era chi comprava, e quindi l'Italia stava facendo la fine dell'Argentina, per cui dissi "Fate presto", perché bisognava dare un segnale ai mercati di fermarsi, cioè di far capire che qualcosa si stava cambiando. Però tutto quello che è stato fatto in quel momento e che era necessario fare in quel momento è perché c'era una reale emergenza finanziaria. Ebbene,
eravamo a un passo da diventare la nuova Argentina, eravamo a un passo da diventare la nuova Grecia, però, benedetto Dio, il credito sui titoli italiani nel mondo era nettamente migliore della Spagna, nettamente migliore del Portogallo, incredibilmente superiore a quello greco. Oggi, in termini relativi, noi siamo peggio della Spagna, peggio del Portogallo, alla pari con la Grecia. Sapete perché non saltiamo per aria? Perché nel mondo è passato Draghi, pensa un po'. Perché la vituperatissima Europa, attraverso i suoi canali, ci fa arrivare un sacco di soldi, un sacco di liquidità. Nel 2011, quando è arrivato il Ciglio Nero, perché il Ciglio Nero è un evento raro, frutto di tante cause improbabili, tra le cause improbabili c'era che era stato un povero patriota che si chiamava Trichet come presidente della BCE, che ancora aspettava chissà chi per capire che le crisi si combattono con la moneta, comprando i titoli. Invece ha protetto solo le banche francesi. E quindi, tra le cause improbabili, ci fu anche un amministratore di condominio che si chiamava Trichet, che faceva il presidente della BCE. Quindi le palle ci hanno prodotto una reputazione, come dico, apriamo gli occhi, sotto i francesi, sotto gli spagnoli, alla pari con i greci. Per rialzarci veramente dobbiamo fare affidamento solo su noi stessi e soprattutto dobbiamo evitare che si realizzi il colpo finale, quello che anche se diventassimo quello che non siamo, e se dalla sera alla mattina trovassimo dentro di noi risorse che non abbiamo mai avuto, non potremmo più metterla a posto, perché nel momento in cui ci hanno tagliato tutto, non è vero, io mi ricordo che quando Giavazzi fece quel fondo, meno male che è fallita Lehman, domani ripartirò, caspita, se non cacciavano i soldi dalla sera alla mattina chi ripartiva? Ma stiamo scherzando, quindi piano piano capiamo che qual è la partita più importante e diciamo piano piano, parlando tra di noi, organizziamoci, poi verrà quel che verrà, ma intanto reagiamo. Bene, mi pare che con questo ultimo intervento del nostro ospite possiamo ritenere conclusa la serata. Noi abbiamo, c'è una domanda del nostro presidente del Circolo Polimeni. Insomma, sollecitato dall'analisi attenta del direttore. Ebbene, io sono stato, ora sono in pensione, un dirigente ospedaliero, sono laureato in economia e commercio e naturalmente forse sono anche più consapevole di altri di questo pericolo oggi che viene dall'autonomia, dall'invocata autonomia differenziata. Ma devo dire che anche ieri, quando l'autonomia differenziata non veniva conclamata con i titoloni, di fatto c'era ed è iniziata appunto con, anche nella sanità, con l'impostazione della riforma di Lanzetti, e io l'ho vissuta in prima persona da dirigente, prima funzionario, poi dirigente dell'azienda ospedaliera. E la domanda che mi sono sempre posto è quella: ma come facciamo noi a recuperare e ad avere una sanità alla pari del nord, quando con questa impostazione non riusciremo mai a coprire questo gap? No. Lei pensi che a un certo punto io, da direttore del dipartimento del provveditorato economato e quant'altro, a un certo punto mi sono spinto a firmare, laddove i primari mi facevano notare che non avevano le attrezzature adeguate e non avevano soprattutto i farmaci salvavita, mi sono spinto ad andare a firmare da dirigente, quindi con la responsabilità piena, il budget, oltre quello, quindi gli ordinativi, oltre quello che era il budget. E sempre questo tarlo che avevo. Ma come possiamo mai recuperare? Allora oggi le devo anche, lei ha invocato a questo pubblico. Ma io ho proprio una bella risposta alla sua domanda. No, ma la diciamo,
chi oggi è qui sicuramente ha risvegliato un poco quello che è già la consapevolezza e quello che sente, perché chi è qui vuol dire che conosce sia lei sia i problemi che lei ha sollecitato e ha evidenziato. Il problema vero per noi credo che sia la scuola, la formazione e l'università, però nell'ordine, la scuola. La scuola, e qui ci saranno pure insegnanti eccetera, sui problemi del genere e sulla coscienza che deve formare nei giovani è completamente assente, è una scuola asettica, come se non ci fosse il problema nord-sud, non ci fossero i problemi finanziari, e disconosce completamente i principi dell'economia. Sto parlando delle scuole. Gli alunni non sanno niente né di spread, né di debito pubblico, né di azioni, né di borsa, non hanno idea. E allora noi, per poter creare un movimento, se non partiamo dai nostri figli, ma ci dovremmo mettere a tavola, e oggi non c'è più la tavola serale, con chi parliamo della domenica? Come si fa a parlare con i figli e a fargli capire che devono anche interessarsi di economia? Allora, intanto le voglio rispondere subito, la ringrazio molto di questo intervento accurato ma puntuale, quindi che coglie due temi veri. Andiamo per ordine. Prima, non sto parlando di un progetto politico, però l'ho esaminato il problema. Quindi per la sanità, per metterlo a posto, bisogna, il Pellegrino Capaldo l'ha scritto sul Quotidiano del Sud in maniera encomiabile. Noi dobbiamo combattere per sbaraccare le regioni, noi dobbiamo rifare il servizio sanitario nazionale. E questo lo dobbiamo fare per la sanità, per l'università e per la scuola, perché la scuola, se la riportiamo al centro e se la diamo in mano a chi capisce e ha la competenza per capire ed è libero, è chiaro che sarà qualche clientela, ma qualche, ci sarà qualche figlio di qualche amico, qualcuno, non tutti. Dobbiamo, guardi, sapete, chissà chi lo intuì tutti, un signore che si chiamava Ugo La Malfa, e nei verbali degli atti parlamentari, in tre interventi, in tre sedute che hanno preceduto il varo della legge delle regioni, c'è scritto testualmente, cito a mente, posso sbagliare qualcosa, ma la sostanza è quella: voi state uccidendo un paese. Voi state sbaraccando uno Stato. Sapete cosa saranno le regioni? Saranno un moltiplicatore di clientele, di carrozzoni. Non si faranno più investimenti e si assumeranno solo capi di sezione, capi di divisione. Non ci saranno più partiti, ma ci saranno le correnti fameliche che occuperanno piano per piano una corsia dopo l'altra degli ospedali, una corsia, una scuola dopo l'altra dei formatori. Quegli atti stanno lì, si possono consultare. Nella civiltà della fake news di oggi, e dove più meno sai e più conti, Ugo La Malfa non verrebbe nemmeno invitato a un talk show. E sai perché? Perché non capirebbero quanto vale. Noi dobbiamo avere risposte serie. Io vi prometto che fra poco farò un manifesto per il Sud. Prima voglio capire, un manifesto per il Sud, un manifesto per l'Italia. Prima voglio capire, e andrò città per città, territorio per territorio, voglio capire se c'è ancora coscienza. Se almeno c'è voglia di sapere, se almeno c'è voglia di capire, di confrontarsi, di verificare le soluzioni e quindi di mobilitarsi. Poi bisogna capire dove e come, perché guardate che, come avete visto nelle ultime elezioni, è certo che la Lega ha vinto l'Italia, ma è l'ultima in hanno messo uno sgabuzzino e nemmeno Farage ha voluto il contagio. Mi interessa? No, a me non mi interessa, non è che voglio
parlare con tuo legame, a me mi interessa che siamo soli, che contiamo sempre meno, che la nostra parola non vale nulla, e se questi signori poi vogliono sistemare i loro conti a spese nostre, no! Se vogliono far pagare il conto a noi, basta, basta valle. Le soluzioni esistono, rifacciamo il Servizio Sanitario Nazionale, rifacciamo i programmi scolastici, quelli tecnici, quelli scientifici, quelli universitari, quelli civici, quelli dell'economia. Lo possiamo fare se lo togliamo da queste mani fameliche che di famiglia in famiglia, di anno in anno, hanno occupato i nostri territori, abbuffandosi al nord e dividendosi le briciole al sud. Questo è quello che è accaduto. Pino, scusa, un'ultima parola, che ascoltando queste ultime considerazioni mi veniva in mente un pamphlet di alcuni anni fa che si assume lo slancio e l'appello di stasera, Indignez-vous, era l'appello di un anziano partigiano francese, più che novantenne e in meno di 30 pagine lanciava ai giovani francesi di alcuni anni fa questo appello, indignatevi, che è il presupposto per la costruzione di quel movimento civile di cui mi sembra stiamo discutendo e che mi sembra sia il momento adatto perché nasca, perché noi che diamo così valore al senso dell'onore, della dignità, spesso ci dimentichiamo di queste cose in cui crediamo e ci facciamo mettere i piedi addosso da chi invece non ha dignità. Grazie. Allora, volevo solo dirvi, ci sono il testo di cui abbiamo parlato anche questa sera, che ha curato la libreria AVE e che si trova lì nell'area di uscita. Se voi siete interessati, Roberto firmerà i vostri testi qua in questa sede. Noi intanto ci pregiamo di consegnare al nostro ospite il gagliardetto del Regium Iuri, ecco, glielo consegniamo insieme a quello del Circolo Polimeni. Noi abbiamo fatto 50 anni l'anno scorso, loro ne fanno 90. Mi dai quella copia che vogliamo nel sud? Posso averla? Sì. Grazie a tutti voi, vi ricordo che il prossimo ospite domenica prossima sarà Mimmo Gangemi, lo scrittore Mimmo Gangemi, che è uno degli uomini più interessanti, degli scrittori più interessanti della Calabria, che sta contribuendo insieme a tanti altri del nostro territorio, a Gioacchino Criaco, a Rossella Postorino ed altri, a scrivere delle pagine importanti nel panorama della letteratura nazionale. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e a domenica prossima.